Ma piove, piove sul nostro amor. Ma non lo spegni, amici di Radio Frenote. Eccoci qui per una nuova puntata di Luce a San Martino in questa sera, 23 aprile 2019. Pronti ad infiammare i vostri cuori? Il fuoco è già acceso, la brace ardente. L'amore per questi amici è grande e davvero la pioggia che sentite nel rumore in sottofondo, reale, vera, questa pioggia non può spegnerli. Ciao, sono Concetta e dedico questa canzone a mio marito Mauro, l'uomo della mia vita, la persona senza la quale io non avrei mai potuto affrontare questo cammino difficile che sto affrontando. Grazie amore, ti amo. E la canzone che hai scelto? One, degli U2. Ciao Angelo, sono io, ti volevo dedicare questa canzone con tutto il cuore, una canzone di Battisti che ti piace molto. Bacio! Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu. Fiori nuovi, stasera esco, ho un anno di più. Grazie. Grazie. Fiori rosa. Sono Galario Maria, sono ricoverata al reparto di ematologia di San Martino di Genova. Che cosa vi posso dire? È un momento così, ma il Signore non ci ha promesso sempre il sole, ma anche la tempesta. Io spero solo che in questa tempesta, quando meno danni possa fare per tutte le persone che sono ricoverate in questo luogo, che Dio veramente può stendere la sua mano misericordiosa su di loro, su tutti i medici, gli infermieri, che hanno tanta pazienza dalla mattina alla notte, 24 su 24, sono sempre disponibili. I medici, soprattutto, Dio li deve illuminare, deve dare, mettere la mano sulla testa per illuminare il loro cammino e le scelte che devono fare per ognuno di noi. Dio vi benedica, buonanotte. Adesso voglio fare una piccola preghiera. Signore Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, oh Signore, noi veniamo a Te nel nome del Tuo figliolo Gesù Cristo. Lui è il nostro Signore morto per noi. Ti preghiamo veramente che questa Pasqua possa portare veramente un refrigerio, un qualcosa di nuovo, che qualcosa dentro di noi possa risorgere. Te lo chiedo con tutto il cuore, Padre, perché Tu sei mio Padre, sei il Padre di ognuno di noi. Io non ti voglio chiamare Dio, perché mi sembra qualcosa di distante, ma Padre è qualcosa di vicino a me, vicino a noi. È come se avessi mio Padre. Ti prego, Signore, ti prego, Padre mio, ascolta questa preghiera. Io te lo chiedo nel nome del Tuo figliolo Gesù Cristo, nostro Signore, che è benedetto da ora in eterno. Amen. Dio vi benedica. Grazie. Buonasera a tutti. Siamo sempre qui al reparto di ematologia, primo piano del San Martino. Siamo col nostro Don Roberto, che ogni martedì puntualissimi siamo qui a fare la dedica. Puntuale anche te. Grazie Don Roberto. E facciamo questa dedica a tutti i pazienti con tanto tanto affetto dopo la Santa Pasqua, e gli auguriamo delle serenissime giornate di poter svolgere questo percorso il più meno duro possibile, e con serenità, con tanta serenità, tanto affetto, gli auguriamo questa bella canzone a tutti. Grazie. Con la tua collega che si chiama? Valentina. Ciao, sono Chiara. Volevo dedicare la canzone Sorridi sempre di Renato Zero alla mia mamma, a mia sorella, a mio cognato e ai miei quattro nipotini, per ringraziarli di tutto.
Grazie. Grazie a te, Chiara, di nome e di volto. Grazie. Ciao, sono Eleonora e faccio un'altra dedica questa settimana, sempre al mio marito, La forza della vita. Grazie, sei bellissima. Ciao a tutti. Puntata straordinaria, ormai non le conto più, amici, ho deciso di non contarle più perché sono uniche davvero e non si può far la conta, perché lasciamo che conti Dio, che conti i giorni, che conti gli anni, che raccolga le lacrime, che misuri i sorrisi, che qua sono di una metratura veramente che, ma io dico, ma possibile che noi fuori fatichiamo a sorridere, qui incontro dei sorrisi, che non c'è metro che li possa misurare. Grazie, grazie davvero di cuore. Io vi saluto, torno a casa, ma nel frattempo mi sento Calibro 90 con Gianni e Marilena. Ciao.